un nuovo video. Siamo in cucina, come potete vedere. Una volta vi portavo spesso nelle mie ricettine e volevo un po' ricominciare a farlo e approfittarne per chiacchierare anche, perché sono cambiate molte cose, cioè svoltate. E ultimamente sto anche parlando molto poco nei miei video e quindi volevo fare un video proprio incentrato nelle chiacchiere, quindi ho pensato chiacchiere e cucina, mi sembra una buona idea. La ricetta di oggi prevede i miei noodles, cioè i miei basic noodles con verdure, in questo caso zucchine e carota, e salsa di soia, e quindi nulla. Ora taglio le verdure e nel mentre ce la chiacchieriamo. Che dire da dove iniziare? Iniziamo dal fatto che questo video sarebbe dovuto essere un video di aggiornamento sulla situazione dello stage. Nell'ultimo video vi avevo un po', anche in quelli un po' precedenti, vi avevo raccontato di come la situazione stage sarebbe stata comunque quella più complessa nel mio percorso di magistrale. Vi avevo detto che speravo comunque di vedere a breve la luce alla fine di questo tunnel, di questa magistrale, ed effettivamente la luce la sto vedendo, ma non nel modo che mi sarei immaginata. Probabilmente l'avete letto nel titolo e no, non è un titolo clickbait in quel caso, però sì, ho fatto la rinuncia agli studi, o meglio, sto cercando di fare richiesta per rinuncia agli studi nella mia attuale magistrale a Milano. È stata una scelta molto veloce, in realtà, nel senso che sabato ho parlato con i miei genitori e sabato sera stavo scrivendo le mail per capire come fare. Era una cosa che balenava nella mia testa già da un po', perché sapete che questo percorso magistrale è stato per me particolarmente difficile, ne ho sofferto molto e a questo punto so di non dover dare la colpa solo alla mia ansia e ai miei stati d'animo mentali. So che anche perché questo corso non mi piaceva davvero, non faceva davvero per me. O meglio, alcuni esami sì, ma la maggior parte no. L'ho capito tardi, forse un po' troppo, però forse l'importante è che io l'abbia capito senza farmi ulteriormente del male su questo tipo di corso, insomma. Però sì, sto per fare domande di rinuncia agli studi, non concluderò il tutto a quattro esami, uno stage e una tesi dalla fine del percorso. Che detto così sembra poco, però in realtà poco non è. Sono molto serena nel dirvelo in questo momento e penso sì, si veda, però la verità è che ho anche pianto molto perché l'idea che la gente pensi che io sia una fallita perché ho deciso di rinunciare alla fine è qui. Non mi lascia, però so che è la scelta migliore per me, lo sanno anche i miei genitori e le persone che mi vogliono bene, e questa credo sia la cosa più importante. Non mi deve davvero interessare di cosa pensa chi non ha vissuto davvero con me questa esperienza, non ha visto quanto è stato difficile cercare di trovare uno stage, che però non ho trovato. Però sì, non è comunque facile per quanto sia una scelta che mi ha reso molto più leggera. Bene, ora sta cuocendo tutto, manca solo da buttare la pasta tra poco. E comunque vi stavo appunto dicendo che trovare uno stage è stato difficile. Diciamo che di porte in faccia effettive ne ho presa una. Sono andata a questo colloquio in cui però poi mi hanno detto che non studiando io a Padova
e avrebbero dovuto fare delle carte appositamente per me in collaborazione con l'università, e che tendenzialmente queste carte non vengono fatte per una sola persona, perché appunto sono dei contratti, diciamo, che rimangono, e che se avessero saputo che altra gente della bicocca sarebbe andata l'avrebbero fatto, ma solo per me no. Tendenzialmente tutti i posti di quel tipo avrebbero reagito così. Mi sono fatta un po' abbattere inizialmente, però poi ho scritto anche ad altri luoghi, non mi hanno mai risposto. Siccome ormai è praticamente novembre, io non me la sentivo più di andare avanti, perché avevo paura che non mi sarei laureata nemmeno a luglio e che quindi non sarei riuscita a compiere tutto il percorso che volevo fare poi. E quindi ho deciso di parlare con i miei genitori, spiegargli appunto la situazione. Loro sono stati davvero comprensivi e super di supporto, me l'aspettavo perché sono stati sempre così, però comunque non è una cosa facile da boh, scegliere, accettare, non lo so. Hanno capito anche vedendo appunto quanto male stavo in questa situazione, era una situazione grave, non riuscivo ad uscirne, e non era perché è peggiorato, cioè magari sì, ma è anche perché ero in un loop di situazioni che mi continuavano a far star male, perché stavo seguendo un percorso che non mi stava piacendo, non faceva per me, e stavo quindi arrivando ad un punto che non era il punto in cui volevo arrivare, stavo percorrendo una strada che non era quella che volevo percorrere, e quindi chiaramente, cioè, era chiaro a tutti che io stessi davvero male in questo periodo, e a quanto pare era perché questo percorso non mi stava facendo stare bene per nulla, cioè mi stava bloccando, mi stava facendo soffrire. Secondo me non è mai troppo tardi per capire qual è la strada giusta da percorrere, anche perché viviamo in un mondo in cui il nostro futuro è costantemente incerto e quindi non sappiamo bene dove posizionarci, e quindi secondo me è più che normale non sapere bene per certo subito cosa si vuole fare, o meglio, io pensavo di voler fare questa cosa qui per certa, pensavo di voler lavorare nel mondo dei musei. Mi sono resa conto che non è quello che voglio, perché non è il tipo di strada che voglio percorrere nella mia vita e che voglio vedere nel mio futuro. C'è un percorso che vorrei iniziare qui a Padova, devo capire se posso iniziarlo. In teoria a novembre posso immatricolarmi agli inizi, però non vi dico ancora nulla perché non c'è ancora nulla di certo, quindi non voglio gufarmela, sono un po' scaramantica su questo. Ora sul fatto che non entro in una classe universitaria per seguire delle lezioni dal 2019, e l'unica volta in cui ho avuto la possibilità di farlo, perché una mia docente ha fatto le lezioni in presenza, io ho avuto un attacco di panico e non sono andata, nonostante fossi a Milano. Questa cosa mi mette un po' d'ansia e paura riguardo la nuova magistrale che vorrei iniziare, perché spero di poterla gestire al meglio, visto comunque quanto sto lavorando per arrivarci. Vorrei poter far andare tutto per il meglio e riuscire a frequentare tutto, visto che appunto è ritornato tutto in presenza. Quindi spero di riuscire, a proposito di ansia sociale, di poter gestire questa cosa al meglio e di riuscire finalmente a farmi anche di nuovo un gruppo di amici, che per quanto io ero riuscita a farmelo in magistrale, non li ho mai incontrati dal vivo perché era tutto a distanza, e quindi spero di poter rientrare nella normalità, anche se per me non è mai normalità, perché è sempre più difficile da affrontare rispetto a quanto lo è per altre persone, però spero andrà tutto per il meglio, ecco, non lo so, sono un po'. Ci ho pensato solo ora, effettivamente. Ciao. Rotta.
non lo so, appunto, è tutto un po' nuovo, nonostante non sia nuovo, perché comunque è un'esperienza che ho già fatto nella mia vita più di una volta. Però effettivamente, cioè, sono quanti anni? 4 anni che non vedo delle persone in un'aula in presenza? Sì, a parte per gli esami, appunto, che sono gli ultimi che ho fatto, però, ed eravamo tipo in 5 d'esame, quindi non esami pieni di persone. Quindi non lo so, cioè in questo momento mi sta un po' agitando, quindi forse smetterò di pensarci. Però sì, spero di riuscire a gestire tutto al meglio e di non stare male per questa cosa, perché appunto è un percorso che voglio tanto fare, che sto facendo delle scelte tanto importanti per arrivarci e quindi vorrei farlo al meglio. E infatti spero che di avere notizie a breve, così di iniziare già ad andare a lezioni, così almeno qualcosa degli esami lo capisco meglio. E nulla, questo è quanto. Io spero che questo video vi sia piaciuto e è stato bello cucinare con voi, è stato bello e aiuto, no, è stato bello chiacchierare con voi e voglio tornare a farlo molto più spesso nei miei video, anche se faccio, di solito sono sempre di corsa qui e lì e quindi è sempre difficile, però voglio ritagliarmi sempre dei momenti per chiacchierare con voi, perché è bello, è la mia cosa preferita, non c'è niente da fare. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, che potrebbe essere un video sul mio ricominciare l'università da zero, tipo. Ciao!